C'è una data fatale e fondamentale nella storia universale delle arti. Questa data è il 1508. In quell'anno un papa, Giulio II della Rovere si chiamava, un papa che agli occhi dei contemporanei sembrava amare la politica, la diplomazia e la guerra più di quanto non amasse l'arte. I contemporanei dicevano di lui: ha più dimestichezza con la spada che con l'aspersorio. Ebbene, quel papa nell'anno 1508 chiama davanti a sé due artisti. Uno è un giovane uomo di 33 anni. È il fiorentino Michelangelo Buonarroti. Il papa già lo conosceva bene, aveva avuto motivi di intesa ma anche di scontro con lui. E a Michelangelo il papa dice: tu mi dipingerai la volta della Cappella Sistina. L'altro è un ragazzo di appena 25 anni, Raffaello da Urbino. Un ragazzo che veniva da Firenze, dove già era famoso, aveva dipinto cose celebri già in quel giorno. Arrivava a Roma come una specie di enfant prodige, come portatore di straordinaria novità. Quindi, in questo anno 1508, partono insieme Michelangelo nella Cappella Sistina e Raffaello dove? Raffaello in quello che dovrà essere l'appartamento privato del Papa. Sono le stanze più famose del mondo, le stanze di Raffaello dentro il percorso dei Musei Vaticani, nel cuore degli antichi palazzi apostolici. Raffaello ci lavora ininterrottamente, praticamente per almeno 10 anni. Comincia da quella che tutti conosciamo come la stanza della segnatura. Ed ecco la scuola d'Atene, che raccoglie i grandi pensatori dell'antichità, i maestri dell'umano pensiero. Una scena vasta, popolosa, dominata dai protofilosofi, Aristotele, con la mano portata parallela alla terra, a significare il primato della filosofia sperimentale, Platone con la mano a indicare l'alto, a indicare le supreme idee, quelle che incarnano la verità visibile. E poi da loro tutti quelli che da loro discendono, da Socrate al nichilista Diogene, gli scienziati del cielo e della terra, Tolomeo, Zoroastro, ma anche il musulmano Averroè, rappresentato accanto a Pitagora, ha ruolo nella Repubblica dei Pensatori. Anche l'Atido Epicuro, quello che negava l'esistenza degli dèi, è presente nella scuola d'Atene di Raffaello e di Giulio II della Rovere. Nel cartone preparatorio della scuola di Atene non compariva la figura in primo piano del pensieroso Eraclito, aggiunto direttamente sull'affresco come omaggio a Michelangelo. La potenza e la spettacolarità della scuola di Atene e della disputa del sacramento colpiscono a tal punto il Papa da convincerlo a licenziare tutti gli artisti precedentemente coinvolti e ad affidare a Raffaello l'intero compito decorativo del nuovo appartamento papale. Raffaello ha solo 27 anni, è l'ultimo arrivato,
eppure ha già conquistato la totale fiducia di Giulio II. La sua ascesa è inarrestabile. C'è subito dopo la stanza detta di Eliodoro, dove un Raffaello che già ha conosciuto la suggestione del colore veneto racconta i grandi episodi nei quali interviene la provvidenza, interviene Dio stesso nella storia degli uomini. Ed ecco la liberazione di San Pietro dal carcere, il notturno più bello che esista nell'arte universale. L'evento miracoloso scoppia nel carcere, dietro la mirabile grata abbagliata dall'apparizione angelica. Lungo la scalinata di destra che conduce fuori dalla cella, San Pietro scavalca silenziosamente i corpi addormentati delle guardie. La sequenza narrativa si chiude a sinistra della finestra, sulla scala che riconduce idealmente lo sguardo verso la prigione, che andrà immaginata ora deserta. La trovata indimenticabile di questa scena è costituita dal fantastico alternarsi di luci naturali e artificiali. La luce argentea della luna nel cielo striato di nuvole. La luce soffusa dell'alba che arrossa l'orizzonte. La luce viva della fiaccola di una delle guardie. La luce sulfurea irradiata dal corpo dell'angelo. Gli infiniti riflessi di tutte quelle luci sulle armature. Quando Giulio II della Rovere muore, a succedergli sul trono di Pietro è il cardinale fiorentino Giovanni de' Medici. È uno dei figli di Lorenzo il Magnifico, niente meno. È un uomo molto colto, un intellettuale raffinato, conoscitore di arte, di poesia, di arti figurative. Ed è stato più ancora di quanto non sia stato prima di lui Giulio II il vero papa di Raffaello. Gli anni d'oro di Raffaello coincidono con quelli di Leone X. Il nuovo pontefice fu ammiratore senza riserve di Raffaello, a cui commissionò il progetto decorativo delle altre due stanze. La stanza dell'incendio di Borgo doveva avere in origine le funzioni di triclinium, cioè di sala da pranzo per gli incontri riservati del Papa con i suoi collaboratori, con i suoi diplomatici. Anche qui sono rappresentati episodi provvidenziali, di cui è protagonista la Chiesa, che a questo punto è titolare della divina provvidenzialità. Un'antica storia dice che c'era stato un incendio che il Papa di allora spegne con una benedizione dal balcone dei palazzi apostolici. Una composizione drammatica, sconvolta dal soffio rovente emanato dalle fiamme che investono i panneggi e terrorizzano la folla. Corpi statuari, mutuati dalle dinamiche anatomie michelangiolesche, si contorcono e si disperano in preda al panico, in cerca di una via di fuga. Le figure a sinistra rievocano il gruppo virgiliano di Enea, che conduce il padre Anchise e il figlio Ascanio fuori da Troia in fiamme. La scena allude alla fondazione di Roma, come a rappresentare Leone X, artefice di una nuova età dell'oro,
un'era di pace e armonia. Questo racconta Raffaello nell'incendio di Borgo, costruendo e proponendo all'attenzione di generazioni e generazioni di artisti che sono venuti dopo i modelli di quello che sarà poi il classicismo d'Occidente fino a David e oltre. Ma Raffaello in Vaticano non si limitò ad affrescare le stanze del Papa. All'interno del Palazzo Apostolico, l'appartamento del Cardinal Bibbiena, potente uomo molto legato a Leone X, riserva dei gioielli meno noti e pur preziosissimi. La stufetta, una piccola sala da bagno dotata persino di acqua calda, aspetto eccezionale per quei tempi, ci trasporta con la mente in un ambiente termale pompeiano. La loggetta, invece, denota l'ampiezza degli studi condotti da Raffaello sulle architetture, sculture e pitture di Roma antica, in vista di quella ricostruzione grafica della città classica che lo vide impegnato nei suoi ultimi anni di vita. Gli elementi decorativi si ispirano a quelli riscoperti solo alla fine del 400, nelle grotte neroniane della Domus Aurea. È nelle logge, però, che la meraviglia trova ancor più manifesto compimento. Un luogo stupefacente, adibito al passeggio al coperto del pontefice ed aperto sull'affascinante panorama della città di Roma. Una fusione magistrale tra l'antico, la natura e la storia sacra. I festoni vegetali e il campionario zoologico affrescato nelle lunette da Giovanni da Udine rivelano l'ampiezza di interessi, anche naturalistici, che si coltivavano nella bottega romana di Raffaello. Baldassar Castiglione scrive una frase bellissima, dice: «Questa è la cosa più bella che i moderni abbiano fatto fino ad oggi». Si traviato nel folle mi desio, a seguitar costei che in fuga è volta, et dell'acida amor leggera et sciolta, vola dinanzi al lento correr mio. Così Petrarca celebra l'amore in fuga in versi, come Raffaello lo celebra in figura nel Trionfo di Galatea, affrescato nella villa di Agostino. La splendida ninfa scivola trionfalmente sulle onde in una conchiglia trainata da due delfini per sfuggire alle profferte amorose dello spaventoso Polifemo, raffigurato nella scena accanto da Sebastiano del Piombo. La ninfa trasuda sensualità, si staglia monumentale, ignorando il ritmo vorticoso della scena che si svolge intorno a lei. Tre amorini dal cielo scoccano le loro frecce, mentre un altro si nasconde dietro una nube,
a simboleggiare la purezza dell'amore platonico, una sublime esaltazione del desiderio amoroso. È ancora il tema dell'amore, il filo conduttore della loggia di Psiche. La loggia, destinata ai banchetti e alle feste che Agostino amava organizzare nella sua dimora, si apre agli episodi celesti della memorabile favola narrata da Apuleio nelle Metamorfosi, un mito erotico che racconta dell'amore della mortale Psiche, bella al pari di Venere, per il dio Cupido, che alla fine ottiene l'immortalità unendosi a lui. Una chiara celebrazione dell'amore intenso e contrastato di Agostino Chigi per la sua sposa. Mercurio, impegnato a lanciare il bando di Venere contro Psiche, è rappresentato da una figura in volo che irrompe illusionisticamente nello spazio della loggia con un'invenzione di sapore quasi barocco. Agostino e Francesca godranno pochissimo del loro amore all'interno della villa. Un anno dopo il loro matrimonio, nel 1520, lui muore, seguito dopo pochi mesi dalla giovane moglie. Quasi un segno del destino, quello stesso destino che avrebbe riservato anche a Raffaello un'amara sorpresa.